cosa vuoi di più da me? Tu hai quel graffio al cuore che anch'io dolcemente vorrei. Che bello, c'è anche Mengoni, è troppo bella sta canzone. Bene veramente, e non esiste luogo dove non mi torni in mente. Guardate, mi stai ammazzando. Allora, devo fare sta cosa. Siamo, vabbè, Marco Mengoni, tipo, ti stai stare un po' così, tipo, no, a me piace, ah, molto deprimente questa canzone, sto comunque a taglio le vene. Vabbè. Siamo andate dal parrucchiere, ah, sì, avete ci siamo concesse un po' il parrucchiere. Eccolo. Siamo concesso un po' il parrucchiere oggi, però devo dire la verità, non sono contenta. Non voglio essere presuntuosa, però a me faccio più capelli come me li faccio io. Io poi ho dovuto combattere per far capire, non voglio troppo balsamo, se non diventano grassi. Non voglio le goccine, non voglio, le goccine, voglio. Ovviamente abbiamo portato i prodotti nostri, quindi non siamo quelli del parrucchiere, però comunque io vengo, sapete qual è la cosa più bella del parrucchiere? L'unico motivo per cui vado dal parrucchiere, o perché non ho tempo di farmi lo shampoo, o perché il massaggio, mi piace tanto quando mi fanno lo shampoo per il massaggio. Poi per il resto, no, io nei dettagli piaccio di più quando me li faccio io, mossi, naturali, bravi, questi così. Perché veramente mi spaghetti. Comunque guarda come è bella. Ti piace? Quest'anello l'ha fatto mamma. Comunque io sono entrata nel caramellino per trovarmi qualcosa. Vedi, come? Che sveglio. Stavo in un negozio troppo carino dove una ragazza mi ha pure riconosciuto e mi ha salutato. E mo Nancy si deve provare. Troppo bello l'effetto di questa mano con questo anello che mi ha fatto mia mamma. Guardate com'è bello. Troppo troppo bello. L'ha fatto lei, mia mamma, sa fare tutto. Ho preso stramazzotti, madonna. Ma no. Guarda come sono shabby chic. No. Ci sta pure la faccia shabby chic. Sì, questa. No. Sembra un gatto incinta. Che bella. Non stava incinta. Comunque mi piace sta maglia. È carina, ti sta bene. Sembra troppo grossa. Sembra incinta. Ragazzi, sta facendo il CD completo di Rossa Mazzotti. Che felicità. Nancy odia Rossa Mazzotti. Che felicità. Dice che è da suicidio. Dai, mo ci mette pure un po' Laura Pausini, Marco Masini, Alessandra Moroni. Madonna. Che stupida che sei. Te. Dove la trovo io? Un'altra te. Ma sono lucidi i tuoi capelli, troppo belli. Merito dei nostri prodotti Ecobio, non del parrucchiere. Questa com'è? Bellino, vestitino. Carino, eh? Ah, vestitino. Carino, eh? Bellino, eh? Bellino. Ah, bella. Sì. Sì, sì, sì. Che cosa vuoi più da me? Che cosa vuoi di più da me? Tu hai quel graffio al cuore che anch'io dolcemente vorrei. Oh, oh, con il fumo. Finita, ma finita, stoppatelo. Ecco qua la merendina. Yogurt bianco e yogurt con un po' di cacao mischiato dentro. E poi sopra ci ho messo il burro d'arachidi, quello che avevo fatto il video sul secondo canale. Biscottini spezzettati dentro, quelli bianchi e quelli neri, sempre al burro d'arachidi. Yummy yummy. Troppo poco. Voglio provare pure questo qua, sempre di arce nero, colline a latte, comprati a Ipercoop. Eccolo, finalmente arrivato H&M. Apriamo? Wow, già arrivato. Che felicità, ho detto corri, apriamo, apriamo. Dai, apriamo, eh. Apri, apri. Come sarà? Se la vuoi fare. No, vabbè. Vabbè, poi facciamo tanto il video con tutte le cose. Anzi, metteteci un bel pollice in su se volete vedere tutti i nostri acquisti. Ah, quante belle cose, già vedo.
Vabbè, poi facciamo il video, facciamo un po' di suspense. Video, video, shopping. Ci sono tutte le cose che abbiamo comprato? Controlla. Perché per chi non avesse visto, noi nel vlog precedente abbiamo fatto vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto noi, abbiamo comprato sul sito online. Controlla, controlla. C'è tutto? E vai, evviva! Molly, Molly, siamo pronti qua per registrare? Ma la sorella dov'è? Sta a farsi bella. Ma tu già sei bella, vero Molly? Moved. Finalmente è venuta la lady. Adesso posiziono l'inquadratura. Tutto fatto in casa, tutto fatto in casa. Mettiti in piedi di bene. Ragazzi, abbiamo comprato anche altre cose. Adesso facciamo subito il video, lo registriamo, così nei prossimi giorni vedete anche il video di tutte le cose che abbiamo comprato. Già che l'altra volta ti stai aggiustando, Letizia. Non che ti stai aggiustando. Video girato, che fame, appena fatto merenda, ma tengo una lavata fame, ma no. Adesso mi devo muovere, devo andare a casa. Ciao, ciao sorellina. Ti mancherò? No. Viva la sincerità. Sono qua a casa mia, sono tornata, mi sono messa la vestaglietta sopra e ho acceso anche la stufa, mi sto riposando 5 minuti. Qua sono come una nonnina, guardate, sul divano con la copertina. E le mie pantofoline nuove, zac zac zac, le adoro troppo, sono comodissime. Mi piacciono queste qua, tutte chiuse. E comunque ho già fatto al PC, montato, caricato il video per domani. Mi sono fatta anche il blog. Voi sapete che io faccio anche tanti post sul mio blog, www.caritadolce.com. Là faccio tanti rimedi naturali, tante cose. Quindi quotidianamente, cioè nei vlog, non sempre vi faccio vedere, ma io sto tante ore, ovviamente è noioso perché sto là al computer, sono tipo una nerd, io veramente adoro stare al computer, proprio, cioè io potrei vivere a computer bevendo e mangiando solo ogni tanto, però non mi pesa per niente, quindi ci passo proprio le ore, a volte i pomeriggi, le nottate, vabbè, però dico, nel vlog è noioso, quindi non, spesso, cioè quasi mai ve lo faccio vedere brevissimamente, perché poi è veramente una palla vedere a me che sto là al computer a lavorare come una povera disperata. Comunque già ho fatto un bel po' di ore di lavoretti al computer e adesso sto aspettando Max che torna, perché dobbiamo assolutamente andare a fare la spesa e ci dobbiamo fare una cenetta stasera. E vi volevo dire sta cosa, che in tante mi avete detto nei commenti come mai, mi avete chiesto come mai abbiamo litigato, Max non c'era, ci siamo lasciati, tutte queste cose. Diciamo che è vero che ci deve essere un po' di privacy, però comunque io non voglio fare come tutte le altre persone che fanno davanti alla videocamera tutto rose e fiori e poi invece non lo è, no? E poi all'improvviso senti che due si sono lasciati e magari poi non te l'aspettavi perché erano felicissimi davanti alla videocamera nel vlog e invece poi a telecamere spente succedeva l'ira di Dio. No, ovviamente non sto qua a riprendervi i nostri litigi, assolutamente, perché non perché lo voglio tenere nascosti, ma semplicemente perché vi voglio dare cose positive, però neanche voglio dire le bugie. Cioè noi abbiamo impostato questi vlog, Max, proprio così sinceri, veramente schietti, avete visto pure lui che spesso, cioè lui è proprio così, che gli si scoccia di fare video, che sta di cattivo umore, che mi punzecchia, mi dice le cose, cioè noi non fingiamo, ah amore mio, quando accendiamo la videocamera. Cioè se lui normalmente non mi chiama amore mio, perché lo dovrebbe fare con la telecamera accesa? Cioè, quindi noi siamo veramente schietti e sinceri, così come ci vedete nei vlog, così siamo realmente proprio nella vita.
Quindi ovviamente non vi dirò perché abbiamo litigato, perché non tanto per me, perché voi siete come delle amiche per me, veramente non ho segreti con voi, ve lo direi pure, però ovviamente ho rispetto di lui e so che a lui potrebbe dare fastidio e qualsiasi cosa succederà fra di noi in generale la nostra vita, io non, cioè, non mancherei, non gliene mancherei mai di rispetto, perché comunque se a lui può dare fastidio, comunque è una persona abbastanza riservata, non fare mai nulla per mancargli di rispetto. E quindi però sì, è vero, abbiamo litigato ma noi litighiamo sempre, cioè noi, vabbè, poi magari un giorno vi faremo un video tipo sulla nostra storia d'amore, su come noi affrontiamo il tutto, ma noi tipo penso che siamo la coppia al mondo che litiga, siamo da tantissimo assieme ma litighiamo praticamente più tempo che litighiamo che quello di no. Cioè a volte, per esempio, alcune persone dicono ma litigate tutti i giorni? No, noi a volte litighiamo anche più volte al giorno, cioè litighiamo, facciamo pace più volte al giorno. È proprio veramente una passione che abbiamo, no? Vabbè, a parte gli scherzi, comunque penso che sia giusto anche litigare, insomma, per capirsi e per comprendersi sempre di più. L'importante poi è fare pace e capirsi, che è la cosa più bella successivamente. Io poi devo dirvi la verità, sono una persona anche molto autonoma, molto anche indipendente, cioè nel senso che io sto con lui è da tanto tempo che stiamo assieme, poi magari farò un video, vi racconterò tutto se vi interessa, che adesso se questo vlog viene lunghissimo, però io cioè, sono anche una persona a sé stante, cioè sto bene anche da sola e voglio stare bene da sola, cioè non è che se io litigo con lui non vivo, oppure non esco, non mangio, non, cioè io ho proprio i miei spazi, cioè vado in palestra da sola, non andrei mai con lui in palestra, ma non per qualcosa, non perché faccio qualcosa di male, proprio perché è una cosa mia che devo vivere da sola, e oppure vado a fare shopping da sola, sto bene da sola, cioè non mi piace fare tutte le cose con lui, cioè ho anche i miei spazi, e secondo me così la donna deve essere, dobbiamo essere in grado di stare da sola e di bastarci. Poi ovviamente se stiamo insieme e stiamo bene, ok, ma se vedo che non stiamo bene, se vedo che litighiamo, io sinceramente sto meglio da sola, insomma, perché ho le mie cose, ho il mio lavoro, ho i miei hobby, cioè sono autonoma, voglio essere una donna autonoma, indipendente, non voglio morire, cioè se tu non ci sei io non muoio, non voglio disperarmi e morire e soffrire. Vado comunque avanti e vivo la mia vita, perché io sono, prima di una coppia sono una persona, quindi cosa importante, devo essere indipendente, devo bastarmi, perché come si fa se questi uomini se ne vanno, ci lasciano, succede qualcosa, noi cosa facciamo? Dobbiamo essere forti, dobbiamo bastarci, non possiamo dipendere dall'uomo, e la nostra felicità insomma deve essere in noi stesse prima che in una persona. Ovviamente assieme si sta meglio, però prima io devo essere felice io per me stessa. Ho pizza e panino napoletano. Se venite a Napoli dovete provarlo. Non è sano, ma è troppo troppo buono. Buon appetito!